Diamo ora la parola all'onorevole Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri. Grazie mille, solo un saluto e un ringraziamento a Vincenzo Olita, a Riccardo Maggi che ci hanno convocato qua. Io voglio solo dire una cosa, i diritti dei popoli oppressi, dei popoli non riconosciuti, vivono se vivono i diritti delle persone e non i diritti dei popoli. I popoli hanno diritto se le persone hanno diritti. Da questo punto di vista, un po' è già stato detto, il tema profondamente politico che abbiamo davanti, lo scontro profondamente politico ed elettorale che abbiamo davanti, è tra chi ha una storia radicale, continua a pensare a battersi perché aumentino le istanze del diritto transnazionale, sovranazionale, perché le persone possano sentirsi tutelati nei propri diritti dalle istanze sovranazionali, dalla Corte del Lussemburgo, dalle Nazioni Unite, con tutti i difetti che tutte queste istanze hanno, ma quella è la direzione per la tutela dei diritti dei popoli, perché è la direzione della tutela dei diritti delle persone. Il vento che soffia è un vento invece che chiede la chiusura nella dimensione etnonazionalistica anche all'interno dell'Unione Europea, e la chiusura etnonazionalistica si basa sulle nazioni che magari contrattano tra di loro, ma che soprattutto contrattano il diritto di fare ciò che vogliono al proprio interno, riconoscendo o non riconoscendo diritti alle persone. Questo scontro è uno scontro che c'è nel mondo delle liberal democrazie occidentali, dagli Stati Uniti all'Europa, ed è uno scontro tutto politico che diventerà uno scontro elettorale tra chi, illudendosi, pensa che l'Europa debba tornare a fare l'Europa, quello che è stata l'Europa delle patrie come l'abbiamo conosciuta fino alla Seconda Guerra Mondiale, e chi invece pensa che si debba continuare con tutto l'impegno e la fatica necessaria a costruire segmenti di integrazione sovranazionale, integrazione economica, integrazione politica, ma soprattutto integrazione di diritto. Dobbiamo vincolare alle istanze sovranazionali i diritti delle persone se vogliamo lavorare per i diritti dei popoli. E con questo io ringrazio di nuovo gli organizzatori, ringrazio Vincenzo Olita e saluto e lascio la parola di nuovo per l'elenco degli oratori. Grazie.